Bene, allora, aggiornamenti sulla situazione innanzitutto della squadra. Simeone è completamente recuperato, era tornato da Roma con un fastidio al polpaccio ed è sano. Diciamo che l'affaticamento è sparito. Mentre la brutta notizia è che Patrizio anche oggi non è con noi, non si è allenato tutta la settimana, ha avuto questa forma influenzale abbastanza pesante, quindi insomma dubito di vederlo domani. Adesso c'è ancora una speranza, ma comunque anche fosse presente, è stata una settimana piuttosto pesante per lui, con non solo problemi di febbre, insomma, ecco, quindi la forma più cattiva dell'influenza che gira. Cambia niente, nel senso che ovviamente Patrizio nell'ultima partita aveva fatto anche, secondo me, un'ottima partita offensiva. Dobbiamo cercare di essere quelli, ad esempio, di Treviso, se mi ricordo bene, senza lui, quindi cercare di avere sicuramente qualcosa in più in attacco dagli altri e soprattutto a livello difensivo. Patrizio ci dà certamente un po' più di equilibrio anche vicino a canestro, con i giocatori esterni che diciamo possono andare vicino a canestro. Ecco, dobbiamo cercare di essere, qualora lui non giocasse, molto accorti nella difesa anche dei giocatori in post basso, le guardie in post basso, perché comunque Ravenna è una squadra che anche nell'ultima partita con Udine ha giocato tanto il post basso con Rice e con i propri esterni. Ravenna è una squadra molto esperta, che gioca in maniera molto precisa, ha gerarchie chiare, ruoli ben definiti e devo dire una qualità di gioco corale molto alta. Non è un caso che negli ultimi anni abbiano sempre comunque fatto step in avanti e comunque giocato per le posizioni di testa. Atletismo nei due americani, esperienza negli italiani. All'andata questa esperienza è uscita soprattutto nel quarto quarto, dopo che eravamo riusciti a giocarcela comunque punto a punto fino a un minuto dalla fine del terzo quarto, e dobbiamo essere più bravi. Noi siamo migliorati, noi siamo cresciuti tanto, però ecco, quello che mi interessa soprattutto aprire domani è quella continuità offensiva che ancora è, diciamo, la parte di gioco che dobbiamo migliorare. Di più, ecco, quindi abbiamo lavorato tanto su questo e ovviamente alla loro esperienza essere molto bravi magari nel non commettere falli stupidi, nel non fare falli in attacco, ecco, cosa che soprattutto i nostri due americani contro l'esperienza di giocatori magari italiani navigati hanno avuto un po' di problemi nella prima parte di stagione. Di continuità offensiva, ricordando l'andata, sembrava fosse un po' spenta la luce, forse una continuità chiaro offensiva, ma anche mentale, forse era importante in Beh, quell'occasione. secondo me è molto correlata, è correlata la continuità con un aspetto anche mentale del proprio gioco. Cioè, quando giochi contro squadre come Ravenna, che sono molto brave nell'esaltare anche le debolezze delle squadre avversarie, tu devi essere sempre molto abile nel andare oltre, no, l'errore, perché magari un errore lo puoi commettere, non ne devi commettere due o tre. E questo è quello che capitò, mi ricordo benissimo, a Ravenna, l'abbiamo anche vista, e capitò, ma eravamo, a prescindere dalle partite case fuori, visto che ho letto in settimana, non vi danno il premio Pulitzer se scrivete che in casa vinciamo di più che fuori. Secondo me il discorso casalingo, proprio nell'aspetto della continuità offensiva, è un discorso che non è,
non fa testo, proprio perché secondo me invece è molto più importante avere continuità al di là del gioco casa e fuori, quando si fa un errore, quando si entra in un certo periodo della partita, quando succede qualcosa, ecco, durante la partita di importante, che ne so, una palla persa o un fallo in attacco, ecco, dimenticare immediatamente l'errore è proprio quello, concordo con te quando dici che questo è un aspetto soprattutto mentale. Per una certa parte di squadre, secondo me, è direttamente proporzionale alla carta d'identità, e quindi è un processo di crescita. Per un'altra parte di squadra, e questo soprattutto valse per la partita di Ravenna, era proprio una questione di conoscenza e di situazione individuale, di forma. Ecco, non eravamo tutti quanti al 100% ancora in quella fase, quindi soprattutto il mio assistito, Bell, o Prato, o Wilson, o Maggio, erano ancora partite dove facevano up and down. Ecco, adesso siamo a un buonissimo livello atletico, e mi aspetto quindi ancora un miglioramento sulla continuità offensiva. Senti, chiedo una cosa, probabilmente è sempre collegato a questo discorso, però domenica mi ricordo, ho sottolineato un po' la gestione non perfetta del finale, come era stato con Treviso, forse un po' con Udine, scusate, Treviso. Ravenna, diciamo che è una squadra nata per punire queste cose. Assolutamente, così. Sì, sì, assolutamente. Così come lo era Udine, penso, e proprio per Udine, e lo era Trieste. Ravenna fa parte di quel lotto di squadre che non ti concedono tanti errori. Fa parte di quel lotto di squadre che, per qualità della gestione dell'allenatore, qualità dei giocatori, esperienza dei giocatori, numero di partite importanti giocate in questi anni, quindi conoscenza reciproca, cambiando anche poco nell'assetto della squadra, se non i due americani, poco altro, aggiungendo comunque i giocatori di esperienza, ecco, il quadro di queste 4-5 squadre è più o meno analogo, cioè non sono squadre che ti concedono errori. Fare errori, l'abbiamo visto, hai detto bene, con Udine, con Trieste, con Treviso, fare errori contro di loro vuol dire quasi sempre essere puniti, e quindi a maggior ragione dobbiamo avere concentrazione, dobbiamo avere continuità, quella che sto chiedendo, tenendo presente che non vado neanche sull'aspetto difensivo, nel senso che quello deve essere perfetto, quello deve essere il nostro denominatore comune di ogni partita. Sì, che non va tutto su un singolo, perché insomma Gretti mi sembra ci fa una mano e anche impatta una mano nel lungo del campionato, quindi questa presenza a livello difensivo, diciamo. No, beh, guarda, abbiamo visto proprio di Grant che fece una partita silenziosa, secondo me, contro di noi. Abbiamo visto quanto è capace di fare numeri senza avere l'appariscenza di un big parallelismo, no? Mike Hall, no? Ecco, cifre simili, però Grant è bravissimo, un po' perché lo faceva già anche in Serie A, con numeri ovviamente diversi, ma in campionati più alti di questo. Molto bravo nel raccogliere tutto. Quando abbiamo fatto zona l'andata furono importantissimi due rimbalzi d'attacco suoi e di Chimenti, e proprio di Grant dobbiamo stare attenti, proprio quando non ha la palla in mano, quando gioca lontano dalla palla, quando va a fare un blocco e si muove senza palla, perché è uno di quei giocatori che sono capaci di segnare senza essere appariscenti, sono capaci di fare sempre la cosa positiva. Poi ha un atletismo onestamente sopra la media, quindi ottimo bloccatore, stoppatore, corre il campo. Sì, è stato per loro, in un nucleo, come abbiamo già detto, già comunque esperto, già un nucleo già formato, un'aggiunta di valore.
so che non guardi troppo avanti, sono stati una via della volta. Adesso... Se penso alla prossima settimana, non guardo. Scusa. Già un pensiero, insomma, alla prossima, secondo me, tre impegni in una settimana. Sì, non cambia tanto, nel senso che abbiamo deciso di staff di fare negli ultimi due mesi tanti amichevoli che ci tornano molto utili per anche la gestione della squadra, dando anche spazio, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, anche ai giovani eccetera che stanno rispondendo alla grande. E questa cosa ci aiuta perché comunque giocando gli amichevoli, non sarà un amichevole Iesi, tutt'altro, però sappiamo anche la gestione di più partite, anche se non sono paragonabili le partite di campionato degli amichevoli durante la settimana. Non guardiamo avanti e non vogliamo farlo, ecco, però diciamo che possiamo guardare agli altri, ecco, che continuano a rinforzarsi. Giocheremo contro Iesi, che ha inserito Mike Green, Orzinuovi, che ha fatto questi importanti con Zautins, Raffa, Andrea Iannilli, che vi rivedrò con un grande piacere, ma sembra che possa firmare un altro giocatore importante nelle prossime giorni. Quindi io penso che, ecco, un po' il mercato sta cambiando di nuovo la fisionomia del campionato e a maggior ragione noi non dobbiamo guardare più avanti del proprio naso, perché la nostra forza è proprio quella di concentrarci sull'immediato, sul presente, neanche sul futuro prossimo, non esiste futuro prossimo. Senti, che una battuta, perché Domenicali già insieme in due occasioni ufficialmente ha detto che per lui può essere la realtà di Andrea Costa Vita. Quindi quello non è neanche il futuro prossimo. No, allora è futurissimo. Sai, questa cosa qua mi fa veramente solo che piacere. Ho iniziato a luglio e tutti me l'avete detto con grande carica questa cosa di questo ritorno, che per me è una cosa nuova, perché non ero mai tornato, seppur avevo avuto in passato anche in altre piazze la possibilità, non ero mai tornato nella stessa società per cui ho lavorato, quindi avevo grande energia e la sto mettendo e ho trovato tanta energia anche a Imola, mi piace. Ecco, piuttosto di parlare di partite case fuori, è molto importante secondo me l'energia che stiamo anche ricevendo da chi ci circonda. Detto questo, non vado oltre, fanno solo che piacere le parole, mi piace molto parlare dei ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, mi stanno sopportando, ci stanno sopportando, ma non vado oltre. Perché se non parlo di Iesi oggi non riesco proprio a esprimermi su un futuro che non lo vedo neanche, perché voglio che anche i ragazzi pensino questo e parlare di futuro anche per loro è controproducente. So che poi alla fine è retorica, perché ognuno pensa a sé e le società pensano al futuro, quindi però noi dobbiamo pensare veramente al presente. Quindi posso alla tua domanda rispondo, ecco, solo ringraziando, ma concentrati per ancora un allenamento domani mattina prima della partita contro Ravenna.